Siena, se non sbaglio, avevamo giocato una bellissima partita e avevamo finito anche il campionato giocando a Novara molto bene con il Cuneo, tutte partite dove avremmo meritato di più. Ad Arezzo è vero che siamo usciti così con una sconfitta, però il risultato di parità sarebbe stato più giusto e l'Arezzo vinse con un rigore che le immagini dimostrarono non andava dato. E loro come, e loro invece come sono cambiati in questo percorso da giocatore, più quello che hai visto? Ma l'Arezzo è una squadra forte e che nei playoff ha battuto sia all'andata che al ritorno una squadra tosta come la Viterbese, e perciò da parte nostra c'è una partita importante se vogliamo vincere, per questo lo sappiamo. Come che si è allenato con noi e perciò è a disposizione. Potrebbe giocare anche dall'inizio? No, però ha uno scambio di partite. Ma non possiamo partire con il calcolo di cercare il pareggio. Dobbiamo cercare il massimo, poi le partite sì, hanno delle evoluzioni, ognuna diversa dall'altra. Può sembrare banale, ma è così. E noi dobbiamo cercare, ripeto, il massimo, avendo il timore di una squadra che, ripeto, è una squadra forte, a mio avviso. Sappiamo quali sono le loro qualità, a prescindere da... cioè, secondo me sono una squadra che vale in tutti i reparti. Poi noi dobbiamo cercare di imporre il nostro modo di giocare, se ci riusciamo. Se invece l'Arezzo riuscirà a imporre il suo, dovremmo essere bravi a limitare tutte le situazioni non propriamente favorevoli per noi. Bello. Complimenti, perché probabilmente all'inizio della stagione erano in pochi a prevedere un campionato così di vertice per l'Arezzo, perciò gli va dato merito. Abbiamo la scelta da fare iniziale e quella poi durante la gara. Sono in grande forma tutti e quattro, perciò. Ma per caratteristiche? Chi potrebbe essere quello, potrebbe essere quello più adatti. Non te lo dice. Se no faccio la scelta. No, per me è ovvio che ogni giocatore ha la sua peculiarità, ma chi per un verso, chi per un altro può essere decisivo ormai. Per noi. Per Mosca. Anche se secondo me la difesa della Rezzo non è proprio il loro punto di forza. Ripeto, è una squadra che si è arrivata a questo punto. Che ha fatto quel campionato, la squadra che ha così, che vale. Senti, no. Giocherà la partita così come faremo noi, non penso che nessuna delle due squadre sarà lì a tergiversare. Perciò mi aspetto quel tipo di partita domani. I playoff sono un campionato particolare, no? Perché nella doppia prima della singola partita e poi nella doppia partita. Non sempre i valori, quelli reali, vengono fuori, perché si tratta di vedere come arriva una squadra dal punto di vista fisico, mentale, a livello di squalifiche, a livello temperamentale. E perciò in due partite è complicato per tutti. Però alla fine...